No, abbiamo convocato questa conferenza stampa a seguito di una serie di questioni che sono venute all'attenzione sia del Consiglio Comunale che poi anche da parte del nostro gruppo consigliare nell'analisi di alcune attività anche della Giunta. E tutte queste questioni ruotano attorno ad un rapporto sempre molto, molto stretto fra il Comune e IREN, in particolar modo IREN Rinnovabili. Recentemente nell'ultimo Consiglio è stato approvato il piano di riqualificazione urbanistica delle Reggiane e per l'attuazione di quel piano di riqualificazione urbanistica si è costituita ed è stata approvata dal Consiglio ovviamente con i voti della sua maggioranza una STU, cioè una società di trasformazione urbanistica, e questa STU è già stato individuato il partner principale del Comune in IREN Rinnovabili. E questo è un passaggio che muove i primi passi già dal 2010. Le Reggiane, la trasformazione delle Reggiane fanno parte del grande programma tanto annunciato, tanto studiato, che riguarda tutta l'area nord. Poi si è concretizzato con il polo tecnologico, soprattutto riguardante appunto l'area delle Reggiane, e con finanziamenti regionali si è dato il via al polo tecnologico, con grandi così grandi affermazioni e via dicendo. A distanza di un paio d'anni il polo tecnologico è praticamente un deserto, e quindi il fatto che si facciano ulteriori grandi proclami anche per quanto riguarda tutto il resto dell'area intorno preoccupa un po', perché a partire da quello che si può già configurare come un fallimento del polo tecnologico, il fatto di continuare con anche tutto il quarto sud-ovest delle Reggiane ci crea qualche perplessità. Poi oltretutto questo spingere IREN, come si chiama, ramo d'azienda IREN Rinnovabili, ad acquistare i terreni della ex Fantuzzi, perché intanto si sa che la proprietà è delle banche che gestiscono il patrimonio di Fantuzzi, e insomma già spingere IREN Rinnovabili ad acquistare quello, abbiamo saputo dal piano dal PEF della STU, tutto sigle acronimi pazzeschi, cioè dal piano economico-finanziario della società di trasformazione urbanistica, di un acquisto per 5 milioni e mezzo di euro delle aree e che verranno poi conferite all'interno della STU, insomma una serie di meccanismi che ci fanno pensare al fatto che questa STU qui parte male intanto per il fatto che è stato deciso di fare un intervento nelle segrete stanze del palazzo. Non si è mai pensato invece di pubblicizzare la cosa, rendere pubblica la cosa, e soprattutto per la legislazione italiana il sistema migliore per rendere partecipe la città di una trasformazione così importante sarebbe quello anche previsto per legge, l'articolo 19 della legge 19 del 98, se non ricordo male, adesso dovrei andare a controllare, prevede il concorso di idee o concorso di progettazione.
invece che decidere all'interno delle seguenti stanze di cosa fare in questa importante parte di città. Poi alla fine dei conti, sempre guardando il PEF, risulta un impegno proprio di soldi pubblici per 12 milioni e mezzo, 13 milioni quasi, e un costo complessivo di 31 milioni e 6, con delle ipotesi di rientro, di ricavi, dalla vendita poi di parte di queste trasformazioni, oppure una parte, il 30% in affitto. Alla fine, facendo due conti, ci sono varie possibilità, però che in un'ipotesi vengano a mancare 9 milioni e mezzo, e quindi sarebbe interessante capire chi ce li mette, oppure anche peggio da altre analisi più approfondite. Ecco, questo ci ha fatto cercare delle motivazioni più profonde, e siamo andati anche a vedere quali altri rapporti il Comune ha messo insieme con IRE Rinnovabili. E vorrei passare la parola a Alessandra Duarte. Benissimo, grazie. E quindi questa STUC parte con delle incognite molto grosse rispetto ai possibili risultati, quindi un importo da coprire che può andare dai 9 milioni e mezzo ai 13 milioni di euro, e che quindi già pone dei grossi interrogativi anche sul futuro di Reggio, perché comunque sono soldi dei reggiani che dovrebbero capire, anche se la STU è una società privata, perché è in forma di SPA, sappiamo tutti come va a finire quando le cose vanno male. Andando ad analizzare quello che è successo negli ultimi mesi rispetto a questo rapporto molto strano tra il Comune e i rinnovabili, abbiamo scoperto che il 18 novembre la Giunta Comunale ha approvato un documento che si chiamava Schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Reggio Emilia e società energetiche, quindi società energetiche Vargo, per la promozione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica diffusi sul patrimonio edilizio esistente. Cosa significa questo? Che il Comune aveva l'intenzione di fare dei protocolli d'intesa con delle società energetiche per riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Benissimo. Il giorno dopo, quindi esattamente il 19 novembre, l'architetto Magnani emana un provvedimento dirigenziale, quindi in un giorno c'è già il protocollo d'intesa fatto, e con chi? Ovviamente con IRE Rinnovabili. Quindi è il protocollo d'intesa tra il Comune di Reggio Emilia e IRE Rinnovabili SPA e IRE Energia per la promozione della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio esistente. Ossia, si fa il protocollo d'intesa, si fa uno schema di protocollo d'intesa, ma c'è già sotto l'azienda che poi firmerà il protocollo. Questo progetto si chiama Progetto Rebuild, ha l'obiettivo in pratica di affida a queste due società del gruppo IREN il compito di mettere a punto una metodologia per realizzare 300 diagnosi energetiche su edifici esistenti, che vuol dire 100 diagnosi energetiche all'anno, utilizzando le banche dati del servizio e del patrimonio edilizio dei comuni, che è quelle di IREN, che ovviamente sono delle grandi banche dati. Ma non solo, dopo i 300 audit energetici si affida anche a IREN il compito di mettere in piedi una rete di imprese che poi si occupi di effettuare le riqualificazioni energetiche, quindi eventuali cappotti, valvole, termosifoni, tutto quello che serve per dare efficienza energetica agli edifici. Quindi qua si comincia a pensare a un bel giro economico, perché le diagnosi energetiche possono essere anche gratuite, ma successivamente ne esce un progetto di riqualificazione con magari anche appunto un finanziamento che gira e quant'altro, e comunque sono poi soldi che questa rete di imprese non meglio identificata andrà a incassare. Sulla base di quali tariffe ancora non si sa, però anche questo potrebbe aprire una serie di interrogativi. Il Comune in tutto quest'ambito si occuperà di trovare dei finanziamenti, quindi anche qui girano dei soldi e gli interrogativi su questo punto sono tantissimi. Prima di tutto, perché non si è data pubblicità al fatto che ci fosse questa possibilità di stringere protocolli d'intesa col Comune, cioè si è scelta già l'azienda con cui operare. Secondo, perché il Comune deve mettersi in una situazione del genere. Se IRE Rinnovabili desidera fare dei progetti
del genere, li faccio da soli, è da sola, è un SPA, è un'azienda che teoricamente cammina con le sue gambe, ha una struttura, vuole proporre alla città un progetto del genere, lo fa, sì, utilizzando i suoi canali di promozione, utilizzando i suoi soldi e mettendoci il suo rischio di impresa. Non si capisce per quale motivo il comune debba intervenire in questa vicenda. Se l'obiettivo del comune è fare riqualificazione energetica, allora propone delle modalità per aiutare i privati a fare riqualificazione energetica e il privato sceglierà l'azienda che più lo aggrada. Quindi può fare dei fondi di garanzia per avere finanziamenti, può fare degli accordi con le banche in modo che il privato abbia il finanziamento, ma sarà poi il privato a gestire questa faccenda. Non c'è nessun significato nel fatto che il comune si metta in un'opera del genere. Oppure costituire, come succede in tante altre città che hanno a cuore l'argomento della riqualificazione energetica dei loro edifici, costituire un'agenzia per l'energia e per lo sviluppo sostenibile, come ad esempio Modena ha ed è molto ben attrezzata, così come hanno anche Firenze, Udine e tante altre aziende. Quindi ci sono tante modalità per incentivare la riqualificazione energetica. Riteniamo che il comune abbia scelto una strada veramente molto, molto sospetta, che ci lascia molti, molto perplessi, anche perché a questa notizia si aggiunge il fatto che corrono voci sul fatto che IRE Rinnovabili abbia intenzione di acquistare Studio Alfa. Adesso poi dopo lascio la parola a Ivan che spiegherà. È chiaro che Studio Alfa fa riqualificazione energetica, fa audit e diagnosi energetiche. Si crea tutto un percorso che non può lasciarci silenziosi. Crediamo che il cittadino debba sapere, stiamo parlando tutte di società, e ricordiamo che IRE Rinnovabili adesso, il capitale sociale di IRE Rinnovabili è detenuto al 30% da CCPL, si tratta di una galassia di imprese che adesso Ivan mi spiegherà, che hanno dei problemi economici e che crediamo che il cittadino debba essere a conoscenza del fatto che tutto questo gioco che viene messo in piedi, all'interno del quale girano milioni di euro, sono milioni di euro, tra la STU e questa vicenda girano dei soldi e probabilmente dobbiamo chiederci da dove arrivano queste aziende tutti questi soldi, considerando che IRE Casa Madre ha 2.280 milioni di euro di debito. Parliamo di una società che paga 97 milioni di euro di oneri finanziari in 9 mesi, quindi non stiamo parlando di aziende sane che hanno dei soldi da investire, stiamo parlando di aziende che sono quasi al collasso. E il cittadino reggiano deve sapere che queste aziende al collasso sono quelle che gestiscono i suoi beni comuni, gas, acqua e i rifiuti. Ora passo la parola a Ivan sulla... Allora, veniamo un attimo alla situazione aziendale, come potremmo definirla, come definita un po', è la galassia IRE, che potrebbe essere la mappa del potere locale. Allora, il problema cos'è? Che è una cosa molto semplice, questa. Allora, abbiamo IRE che è quel baraccone enorme che in comune viene definito un po' schizofrenicamente, dalle volte viene definito privato, alle volte viene definito pubblico. C'è questo problema di comprensione di quello che è IRE, perché quando fa comodo IRE è pubblica, quando c'è da giustificare il fatto che ci ripagli il riscaldamento di viaturi, che però loro stanno facendo qualcosa, ma se ci fosse stato qualcun altro sarebbe stato peggio, IRE è pubblica. Quando invece c'è da parlare di quello che viene fatto come investimenti sul territorio, che non dovrebbe fare in quanto azienda privata, no, però loro sono privati, loro possono fare quello che vogliono. Quello che vogliono è anche IRE Rinnovabili, che è un'altra SPA nell'SPA, quindi è un'altra scatola, siamo alla scatola cinese. E scatola cinese che è composta per il 70% da IRE Ambiente Holding, che è un'altra SPA di IRE, e per il 30% da CCPL SPA. E CCPL SPA che, come aveva sottolineato Alessandro in un commento privato fra di noi, è l'assurdo che una cooperativa, ovvero CCPL, possiede un SPA. Cioè, quindi siamo un po' all'assurdo della formula cooperativa. E questo 30% appunto di CCPL rientra appunto in questa galassia di IRE. CCPL che, come sappiamo, opera in diversi comparti sul territorio, dalle parti vile di andare. Cosa possiede CCPL? CCPL possiede il 100% di Gesta. 100% di Gesta ricordiamo cos'è? È quell'azienda che fino a fine anno
e ha gestito, ha gestito il capo del comune, ha gestito tutto quello che è la parte di amministrazione pubblica, appunto gestione energetica, diciamo, del comune stesso, e quindi la manutenzione dell'amministrazione stessa, una buona influenza sul comune. Quindi noi partiamo sempre dal concetto che se cioè, io e l'ambiente, io e rinnovabili, poi abbiamo CCPL e abbiamo IGESTA, che quindi siamo già vicini al comune. E tornando alla CCPL, cosa abbiamo? Abbiamo che CCPL è anche dentro a studio ARPA per il 34,56%, quindi non è poco. Abbiamo un'azienda locale che è posseduta anche questa appunto da CCPL, e di conseguenza c'è un'influenza anche di studio ARPA che come diceva poco fa Alessandra, è un'azienda che si sta vociferando in questi giorni, dovrebbe essere caduto ieri, adesso parlo appunto di voci, della richiesta di acquisizione da parte di rinnovabili, cioè quindi ancora maggiore influenza su quello che sarebbe il servizio fornito sul territorio. Soprattutto scusa, in una situazione in cui CCPL sappiamo tutti in che acqua versa, e quindi anche qui CCPL acquista una parte di rinnovabili e le rinnovabili acquistano società di CCPL. Quindi. E quindi tornando qui saranno appunto questa situazione CCPL, GEST, Studio Alfa e Serino in comune. Come ci sarà in comune? Ci sarà, come ho detto, in quello che è il servizio fornito da queste due aziende sul territorio per il comune, ma volendo ci si può anche arrivare ad altri collegamenti di persone, partendo dall'assessore Patissoli che era un consulente all'interno di Studio Alfa, o passando attraverso il sindaco che era revisore di conti di CCPL, di Gesta, o era commercialista di CCPL, cioè, quindi siamo sempre all'interno di questo legame che comunque ci porta nuovamente ad arrivare a dire, perché fondamentalmente il comune possiede delle quote di IRE, e quindi questa è la nostra bella galassia, cioè è un circolo vizioso che si ripete nel portare sempre la farina, non per la farina dello stesso sacco, ma portarla alla farina di IRE, siamo sempre lì. E quello che ci chiediamo in tutto questo processo però è quello che potrà fare il rinnovabile in rebuild, cioè nel senso quale sarà la volontà di il rinnovabile. Io il commento che ho fatto quando abbiamo scoperto questa questione di rebuild è il ragionamento lampo, il rinnovabile dovrebbe verificare se la sua gestione ha delle perdite. È come dire che io chiamo il ladro a casa mia per valutare dove è che ci sono i difetti che potrebbero entrarmi in casa. Cioè, è un po' tendenziosa la possibilità che il rinnovabile possa stabilire. Nel senso che in teoria se si prende il riscaldamento non ha tanto interesse a fare risparmio energetico, perché meno le case consumano, meno gas vende. Quindi è tutto un meccanismo che ci lascia perplessi. Esatto. Quindi ci chiediamo perché il comune non abbia fatto un bando di gara un concorso per aprire questa cosa, anzi chiederemo al comune che lo faccia, di praticamente dare pubblicità alla delibera di giunta. Sospendere quel contratto. Esatto, sospendere il contratto, sì, la pubblicità alla delibera di giunta che prevede questa ipotesi di schemi di protocollo. Si raccolgono gli interessi, perché è chiaro che c'è scritto che viene dato mandato anche di raccogliere altre manifestazioni di interesse, ma se le aziende non sanno che c'è questa possibilità, non mandano le manifestazioni di interesse. Quindi ci sono tanti operatori che operano nel campo della riqualificazione energetica, si dà pubblicità a questa cosa, si raccolgono le manifestazioni di interesse e poi si faranno i protocolli d'intesa. Chiediamo anche al Comune di fare un tariffario, di stabilire un tariffario per le prestazioni che saranno erogate, che saranno oggetto della riqualificazione energetica, e chiediamo che quindi questo procedimento, se si vuole proprio che sia fatto in questo modo, noi abbiamo dei dubbi che sia il modo migliore, però sia fatto nella trasparenza, in modo che se ci sono altri operatori energetici in grado di fare di erogare il servizio, lo possano fare, possano a loro volta stringere degli schemi di protocollo, dei protocolli di intesa col comune, e operare secondo una trasparenza anche di tariffe, perché anche questa cosa delle reti d'impresa, che dovrebbero poi fare le operazioni di riqualificazione energetica, ma sulla base di cosa lavoreranno? Chi sarà il capofila? Le fatture da chi vengono pagate? Le rinnovabili che poi gira gli artigiani? Oppure gli artigiani stessi? Quindi anche questi sono tutti meccanismi che insomma sono un pochino farraginosi, che rischiano comunque di lasciare lo spazio a o prezzi troppo alti per l'utente finale o a prezzi troppo bassi per l'artigiano che va a fare il lavoro.
Quindi qui chiediamo un tariffario trasparente. In quanto pezzi di tariffe lasciamo la parola a Gianni, che è l'uomo delle tariffe, l'uomo che l'uomo delle tariffe. No, comunque adesso tornando indietro Rebuild, c'era un programma elettorale alle comunali del 2009, c'era ancora Matteo Olivieri, in cui si era ipotizzato di riuscire a ottenere risparmi cospicui, che era anche nel programma elettorale del 5 Stelle di maggio 2014, riduzione dei consumi del 50%. Senza ricorrere a questi artifici, chiamiamoli economici, di galassie, passo di qui, passo di là. Morale della storia. Il comune di Reggio Emilia, l'allora, approva questo progetto condomini virtuosi, poi resta lettera morta. Mi collego alla commissione consigliare di ieri sera dove c'era Acer. Praticamente cos'è successo? Noi, a differenza di altri, abbiamo una notevole caratteristica, cioè noi diciamo un vero, non per presunzione, ma tendenzialmente lavoriamo su dichiarazioni vere. Sul programma elettorale dei comuni nel comunale 2009, ad esempio, qui c'è un impianto fotovoltaico installato su una casa a Reggio Emilia, i dati, che il progettista aveva dichiarato circa 3600 kW in un anno di impianto 3 kg. Poi in pratica ne ha fatti 3009, cioè ha fatto esattamente il 10% in più. Io ho dichiarato 10, ho portato a casa 11. Questo, diciamo, lavorare bene, l'abbiamo concretizzato nel progetto condomini virtuosi. Qui ci sono, dopo ti do tutti i dati, ci sono 20 condomini, 100 famiglie che in 4 anni praticamente hanno ridotto le spese reali di 24.000 euro all'anno. Noi non abbiamo costituito un SRL, non abbiamo avuto un SPA, un SNC, una galassia, una controgalassia. Qui abbiamo lavorato sul territorio a costo zero, non abbiamo chiesto niente a nessuno, e abbiamo portato a casa dei risultati. E ci sono persone che stanno spendendo molto meno oggi rispetto a anni fa, sia con teleriscaldamento che senza teleriscaldamento, con energia elettrica e senza energia elettrica. Comunque sono dati tutti documentati. Veniamo al caso di Acer ieri sera. Nel 2007, perché è stata affrontata ieri sera in una maniera abbastanza liscia, Acer, in via della Costituzione, installa un impianto fotovoltaico a spese della collettività che spende 150.000 euro di soldi comuni. L'impianto doveva produrre, qui ci sono dichiarato dai progetti firmato dal Presidente, doveva produrre 43.000 kW all'anno. Il monitoraggio, che non è venuto a colori perché sono arrivato anche in ritardo, che si è rotta la stampante, cioè questo era quello che aveva dichiarato il progettista firmato da tutti i consulenti, ha prodotto sempre meno, cioè più gli anni passano qui non va una mazza. Morale della storia, per i cittadini reggiani, che è messo a, diciamo, a foglio Excel, è una perdita a oggi di 37.000 euro, più 7.000 euro di manutenzione, cioè perché stanno spendendo dei soldi per farlo funzionare e non funziona niente. Morale della storia, noi abbiamo rimesso 50.000 euro di soldi pubblici, abbiamo pagato l'impianto, non funziona niente. Il concetto è che abbiamo i dati per dimostrare che su cui dovrebbe lavorare io e il rinnovabile, cioè nel senso, il concetto che dovrebbe dire è questo, che strutturalmente noi abbiamo tutta la struttura, anzi adesso lanceremo il prossimo anno un progetto che noi faremo audit energetici gratuiti, cioè loro ne fanno 100, noi ne facciamo 50, però la differenza è che ci vogliamo vedere a fine anno, cioè cosa abbiamo fatto noi e cosa hanno fatto loro. Entrate, uscite, entrate, uscite. Cioè, tutto questo è per dire che non c'è bisogno di non c'è bisogno di strutture, di un comune che si impegna con un'azienda privata per fare un giro economico che non vuol dire niente. Questi risultati dei condomini virtuosi sono stati ottenuti da una persona che è andata a fare una consulenza dei condomini, a degli appartamenti e ha ottenuto dei risparmi senza bisogno di investire, di fare chissà che cosa. E questo potrebbe essere anche il discorso dell'agenzia dell'energia. Poi ammetto che abbiamo fatto un errore strategico di comunicazione, ad esempio questo progetto che sono 46 slide, è stato firmato anche da Beppe Grillo, lo volevamo tenere per il ballottaggio. È datato 3 maggio 2000, cioè questo è datato 3 maggio 2014, in questo caso qua abbiamo fatto un errore clamoroso, dicendo questa bomba la teniamo per il ballottaggio. Al ballottaggio non ci siamo andati, per cui abbiamo ottenuto, diciamo, questo qui. Nel segno, però è venuto fuori, nel senso che qui ci sarà un giro di soldi della Madonna, però il problema è come in Asia c'è stato un giro di soldi della Madonna
e al cittadino finale, perché comunque sono soldi che risparmiamo noi, non sono venuti a casa, non capisco perché dobbiamo mettere in piedi un altro baraccone di questo genere. E poi la domanda è: chi controlla chi? Questo è un altro aspetto che non è trascurabile, perché lì girano 1 milione di euro. E la domanda è: ma di chi è che fa l'interesse? Come ha detto Ivan, io non metterei mai una gallina in un recinto di lupi, e dico i lupi, mi raccomando, non facciate, no? E come dire ieri, fare risparmio energetico, c'è qualcosa che strutturalmente non ci convince. Ecco, questo è il messaggio che ora fa. Questo qui Simone, noi abbiamo noi, Alessandra, io ieri abbiamo parlato anche con l'assessore, quindi non so se tu vuoi provare a sentirlo. Ma mi interessava soprattutto la questione che diceva prima sui numeri di Revit, cioè quella specie di operazione immobiliare che si finanzia da sé vendendo gare riqualificate, cioè come funziona? La Revit o Stubici? Lo Stub, magari. Perché la Revit è la parte che è di qualificazione energetica, quindi lì è un giro economico che si va a creare, perché questi fanno le qualificazioni. Io vengo a casa tua, ti faccio la qualificazione che tu ti dici, c'è da fare questo. Poi è stato presentato anche in una conferenza stampa, ma invece lo Stub un po' meno, mi sembra. Allora, lo Stub in pratica sono... Lo Stup è una società, una SPA, che viene costituita con un capitale sociale di 120.000 euro dai comuni di Reggio Emilia, come socio unico, quindi parte come SPA, socio unico. Si sa già che quell'altro socio che entrerà sarà IREN Rinnovabili. Perché entra IREN Rinnovabili? Perché IREN Rinnovabili acquisterà da Fantuzzi il capannone 17 e 18 dell'area ex reggiane per 5,5 milioni di euro. Anche qui, in questa valutazione mi è stato risposto in consiglio comunale che deriva da chi ha in mano appunto il terreno in quest'area, però io dico anche che le valutazioni cambiano secondo dei momenti storici, per cui tutto da vedere, poi il valore reale di questa cosa. Esatto. Dopodiché, per riqualificare, allora qui, il dettaglio degli investimenti per natura di costo, questo è il PEF, che è una cosa che ci ha dato il comune. In totale il costo di tutta questa operazione sarà di 31.600.000 euro. Quindi le lasciamo. Di questi 31.600.000 euro, qui ti lasciamo la data, il dato, 5 milioni e mezzo sono per gli immobili terreni, quindi sono quella parte che già IRE dovrà apportare entrando nella società. Poi ci sono i costi proprio per la riqualificazione, per la bonifica, per le reti sottoservizi e altri oneri, che in pratica fa 31.6 meno 5,5, sono 26 milioni di euro, giusto? E quelli che ci viene? Questi 26 milioni di euro in parte deriveranno da contributi pubblici per 12 milioni 950 mila euro, il che vuol dire però che 13 milioni 50 mila euro sono da reperire, 13 milioni sono da coprire. E come li copriamo questi 13 milioni? Loro dicono con una cessione del 70% dell'area complessiva per 1.600 euro al metro quadro. Valutazioni che fanno loro a voce ferme. Sì, ma il problema è a chi? A chi? Loro dicono che hanno manifestazioni di interesse da 30 aziende che però non hanno ancora dato un acconto, cioè nel senso che io sono interessato, però sono interessato, ma i soldi ci sono. Io sono interessato. Quindi, in pratica, questi sono, noi abbiamo fatto in consiglio comunale una serie di rilievi sia sul metodo che su questo PEF, perché già affittare l'area a 180 euro al metro quadro, sembra certo. Sono dei valori così, buttati lì, che però sulla base di questi valori al 2019 la STU dovrebbe avere un EBIT positivo, no? Per cui già ci portiamo avanti di 5 anni in cui sarà negativo, poi dopo se questa cosa va in porto diventa positivo. Se questa cosa va in porto dipende poi da quante aziende ci entrano. Perché io già partiamo comunque con l'operazione senza aver nessuna firma. Certo. Cioè io non lo so se è vero che Siemens vuole andare a Reggio Emilia. Speriamo. Però ti rendi conto anche tu che si tratta della solita operazione che comunque coinvolge tutta una serie, che coinvolge anche Fantuzzi, perché Fantuzzi si becca 5 milioni e mezzo per due capannoni che non avrebbero fatto nessuno. Da una parte ci sono delle banche che hanno interesse, dall'altra parte ci sono le rinnovabili, il comune si presta al gioco, il cittadino reggiano, tutto questo come lo finanziamo? Con un aumento delle linee. Con un aumento delle linee? No, con un aumento delle tariffe dell'acqua, un aumento delle tariffe del gas. Diciamo che bisogna costruire una buona partnership con i privati. Sì, bisogna essere sicuri, ma io sarei stata più tranquilla se mi avessero detto, guarda, 30 aziende,
qui mi ci hanno gelato una specie di caparra, sì, allora è un altro discorso, ma siamo ancora nel campo del futuribile. Invece sulla questione di rebuild dite che la gestione sia aperta anche alla società. La prima domanda è, scusa, però adesso sì. Il comune che ci azzecca, cioè vogliamo fare qualche cosa del genere, una società privata ci farebbe la parte. Sì, sì, sì. Quindi già questo sponsorship del comune ha un valore che è molto sospetto. Secondo, lo vuoi fare, lo fai aperto, quindi ci sono 10-15 aziende che fanno riqualificazione energetica, ok? E tutti fanno il protocollo, lo sanno e fanno il protocollo. Sì, terzo, quello che ci ha reso molto sospettosi è il fatto che il 18 di novembre è stata votata in giunta la schema di protocollo. Schema di protocollo. Il 19 già i rinnovabili aveva firmato con il dirigente, l'architetto Magnani, il loro protocollo. Quindi era un qualcosa di ovviamente di preparato. Allora, preparato per cosa? Se uno va ad analizzare com'è stata strutturata la questione, salterebbe fuori, a parte la partecipazione di Studio Alfa, a parte il fatto che si propongono come una ESCO senza essere una ESCO, e quindi alla fine, non essendoci nemmeno trasparenza per quanto riguarda i prezzi delle lavorazioni che andranno a proporre, si propone praticamente, quello che salta fuori è un cartello di imprese che monopolizza uno degli argomenti principali di sviluppo del settore edile nei prossimi anni. Allora, un cartello di imprese così vincolato che adesso accetta qualsiasi tipo di contratto, perché essendoci la crisi le imprese edili non lavorano, ma che portano tutti i proventi all'interno sempre dei soliti della galassia che descrivevamo prima. E quindi il fatto di tenerlo in silenzio ci ha fatto sospettare la volontà di andare nella direzione del mantenimento di un altro monopolio all'interno di quella galassia. Sì, poi si aggiunge che se dovesse verificarsi veramente che Ire Rinnovabile acquista Studio Alfa, è chiaro che c'è veramente un gioco che... Sì, sì, si scopre. L'assessore ha detto che Querela, se si ricorda, che era di Studio Alfa. Come? L'assessore ha detto che Querela, se si ricorda, che era di Studio Alfa. Non scriverlo. Vuoi anche non scriverlo, tanto non più lo sono tutti. Sì, grazie. Il problema non è quello che l'assessore ha detto. Aspettiamo che succeda. Non è che... No, poi a parte, io sinceramente, che un assessore mi dica che non possiamo dire che lui è di Studio Alfa, cioè, perché se non lui qui viene a me, cioè, quello siamo le minacce, cioè, nel senso, perché c'è qualcuno che l'ha scritto qualche anno fa, cioè, la prima pagina è arrivata una replica in cui, insomma, si diffidava dal ricordare. Beh, da ricordare che, non bisogna avere memoria, Comunque, è chiaro, politicamente gli italiani non hanno memoria. Ma comunque, vabbè, per me è chiarissimo, se non c'è altro, no, non c'è altro. Non hai altro domande? Se metti quel materiale lì in formato elettronico? Rimandiamo. Se riuscite a mandarli. Mandiamo, ti mandiamo tutti. Sì, grazie. Grazie a te.